La riabilitazione cardiovascolare del paziente diabetico e cardiopatico è il tema che è stato trattato durante un convegno organizzato dall'Associazione Diabetici Eschilo Ligera, presieduta da Giuseppe Curatolo, in collaborazione con il CESVOP. Numerosi interventi introdotti e coordinati dal pediatra Cristoforo Vocchiara, uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari, oltre alla terapia farmacologica, sono il sostegno psicologico, l'esercizio fisico e la corretta alimentazione. Questo aiuta a comprendere come la collaborazione tra cardiologo, diabetologo, psicologo e specialista in attività motoria è di fondamentale importanza per i pazienti. Dopo un evento così importante e traumatico come un evento cardiaco acuto, occorre una riabilitazione fondamentale e completa per portare un soggetto a un benessere psicofisico più o meno simile a come era prima, e soprattutto per la prevenzione di ulteriori eventi drammatici. Presenti al convegno anche il diabetologo Rocco Gibilras, il cardiologo Erminio Spadaro e la psicologa Nuccia Morselli. Prevenire la riabilitazione significa prevenire la complicanza cardiovascolare che è l'infarto del soggetto diabetico. Per fare tutto ciò, per prevenire l'infarto e quindi la riabilitazione, dobbiamo cercare di trattare alla stessa stregua, adeguatamente, tutti i fattori di rischio cardiovascolari che presenta il soggetto diabetico, ovvero sia l'ipoglicemia, l'ipertensione, l'obesità, la sedentarietà, l'ipercolesterolemia. Se noi riusciamo adeguatamente a trattare tutti i fattori di rischio cardiovascolare, riduciamo la possibilità che un soggetto possa andare incontro ad infarto e quindi farsi successivamente e obbligatoriamente e necessariamente la riabilitazione cardiovascolare. La riabilitazione cardiovascolare rappresenta un momento cruciale, perché è un fulcro nella terapia del paziente cardiopatico. Va da supporto alla terapia medica, aiuta a migliorare sicuramente quella che è la qualità di vita, perché è la mortalità in questi soggetti, e ne dispone pure un recupero dal punto di vista psicologico, determinando un miglior inserimento nella vita sociale quotidiana. Ha concluso i lavori lo specialista in attività motoria Walter Miccichè. La pillola, la realtà è proprio questa, l'attività motoria. L'attività motoria che non deve essere mai fine a sé stante o fatta così a caso, ma sempre in simbiosi insieme al medico, il paziente e l'insegnante di educazione fisica. Perché l'unico modo per riuscire a risolvere tutte le complicanze possibili in un cardiopatico è sicuramente l'attività motoria, perché già dal primo o secondo mese si hanno ottimi risultati molto evidenti e questo ripermette il ritorno dentro la vita sociale.